E questa è la testimonianza di un regista che da anni vive sulla sedia a rotelle, Mirko Locatelli. Il servizio è di Francesca Nocerino. L'arte è mossa dalla passione, quindi la passione non avendo limiti, no, di certo non si lascia frenare dal limite oggettivo della disabilità. Mirko Locatelli, milanese, quasi 40 anni, un cervello in corsa in un corpo frenato su una sedia dall'adolescenza per un incidente. Il suo ultimo film, Corpi Estranei, con Filippo Timi, è stato applaudito al Festival di Roma. E non è certo il limite fisico, dice, il più arduo da superare per fare il regista. I registi sono tutti seduti, si parla della sedia del regista, no? I registi stanno dietro un monitor, danno indicazioni agli attori e la mia immobilità non ha certamente fermato le mie idee e sinceramente non ho mai avuto problemi anche con chi doveva decidere se produrre il mio film oppure no. E poi non ho mai avuto neanche problemi con chi deve farsi dirigere da me. Ho diretto da attori non professionisti fino a attori del calibro di Filippo Timi, quindi tutti si fidano e credo anche troppo a volte. Quel che magari può cambiare è la prospettiva da cui guardare il mondo. Del resto, ciascun creativo ne ha una personalissima e Mirko ci parla della sua. Vedere il mondo da una sedia, e quindi sempre in piano sequenza, sempre sulle ruote, sempre come su un carrello cinematografico, ti permette di sviluppare anche così una tua idea di cinema e una tua idea, anche un tuo punto di vista stilistico. Non faccio quasi mai, cioè non faccio mai riprese dall'alto o molto diverse dal punto di vista della mia vita. Chi davvero vive il senso della diversità riflette è proprio lo spettatore. La meraviglia e lo stupore sono cose che sì, ho notato, accadono. Semplicemente perché lo spettatore fa i conti con i propri limiti, quindi ha a che fare con un doppio salto mortale, cioè non è solo la diversità della disabilità, ma è anche la diversità dell'artista che si sommano e diventano una cosa ingestibile per lo spettatore medio.